Sapevamo di giocare contro una squadra molto forte, ma sono molto rammaricato perché abbiamo fatto un primo set veramente di un'intensità unica, mettendo in difficoltà il Piadena, e giocando la pari se non meglio di loro. Peccato poi per due o tre disattenzioni veramente stupide, alla fine si sono portati a casa loro il set. Speravo che nel secondo set migliorassimo questo confronto e che l'atteggiamento potesse essere di rivalsa verso questo set perso per poco, e invece ho visto una squadra in campo molto rassegnata. E di questa cosa qua sono veramente ammaricato. Il terzo set abbiamo iniziato bene, tenendo alla pari tendenzialmente più o meno fino al 10, e dopo anche qui un'infinità di palle non messe a terra da parte degli attaccanti. Cosa ho notato? Ho notato che gli esterni attaccano poco. Nel primo set avremmo potuto utilizzare un po' di più i centrali, secondo me poteva essere la chiave di svolta del set. Però fondamentalmente noi cerchiamo sempre il campo, e questo favorisce una squadra esperta come il Piadena, che a un certo punto ci ha preso le misure e si posizionavano dove noi poi fondamentalmente attaccavamo. Quindi dobbiamo migliorare su quello che è il money out, di andare a cercare traiettorie un po' più lunghe e forti, e cercare chiaramente di trovare soluzioni alternative all'attacco, quale il pallonetto o da altre tecniche. Tutto sommato ho visto dei buoni risvolti su delle cose che stiamo facendo in palestra, si è notato soprattutto nel primo set quando erano un po' più tranquille le ragazze, e poi il lavoro tecnico è andato un po' a svanire, però tutto sommato nel vedere alcune situazioni che vengono applicate durante la partita mi dà un certo conforto. E poi alla fine ci sta che perdiamo 3-0 contro il Piadena, perché secondo me è una squadra che può ambire alla promozione.